Buongiorno cari amici, buongiorno e benvenuti a una bella puntata di Nima Show Live. Perché ho iniziato così? Perché oggi, ragazzi, è la puntata dei belli. Ve l'ho già detto ieri che a mezzogiorno arriva l'ospite in studio, Diego Zamboni. E allora io mi devo mettere all'altezza, capito? Perché poi abbiamo anche in collegamento da un noto locale della bassa o dell'alta montagna, sai che non mi ricordo. Buongiorno Cocò, buongiorno. Buongiorno Nicola, pensavo ti fossi attrezzato, visto che hai il cane, quindi esatto. Adesso pensavo diversamente perché, vedente. Insomma. Ah, perché meno che mi portasse in giro. Sì, che ti portasse in casa il cane lupo. No, stavo entrando nella parte perché ragazzi è da mezzogiorno. Siamo in attesa dell'ospite qui fuori agli studi. Tutto a freme, c'è una fila di fans, non vedono l'ora che arrivi il nostro ospite, anche noi. E infatti ho mandato la nostra Cocò nel suo salottino. Mi ha mandato via. Fatta la svelta. Ho già preparato la poltrona qui di fianco, vedi che è vuota. Adesso si io vedrà. Gli andrò a aprire la porta. No, e poi c'è da dire una cosa, sii sincera, ti ho detto... Tu stai al mio fianco e mettiamo l'ospite all'interno del Cocò Saloon con la poltrona. Ah, no, e invece no, lasciami al bancone, l'ospite lo metti al tuo fianco. Mi sembrava più bello, insomma. Vabbè, ma tanto siamo co-conduttori, non è che siamo, voglio dire, uno conduttore e l'altra valletta. Ma io sto bene qua nel mio posticino, mi faccio una cantatina, una suonatina qua, verso da bere. Allora, diamo intanto il nostro benvenuto agli amici che si stanno collegando su Nima Radio TV Facebook e anche gli amici di Radio Nova 94.3 www.radionova.it. Tutto è pronto ragazzi, yes. Mi raccomando Cocò, non andare via. No, checker. No, non andare via. La canzone. È la canzone di Friend Heavy. Non andare via. La cantante No, sul più bello non andare via. Esatto. Come sul più bello? No, più bello sono io. Ecco, vabbè. Ah, caro Diego, ti darò del filo da torcere. Cocò, non andare via da me, rimani lì perché tra poco la situazione si accende. Beh, cosa che succeda, però è un bel momento avere un ospite in studio finalmente. Certo, perché da un po' che non... Dai. Che fisicamente non sì, non sempre arriva. Sti collegamenti Skype. Già alle 11.40 avremo il collegamento Skype col sindaco di Montecchio, dottor Fausto Torelli, farà con noi il punto della situazione. Sicuramente ci darà la bella notizia perché stiamo vedendo che... stiamo migliorando bene. Esatto, la situazione piano piano, insomma, ci sta portando alla libertà. Non ci sembra vero. È vero. Tanto agoniato alla libertà che ha pensato bene di abbandonarci questo weekend la nostra ma va bene così, ti devi rilassare col tuo marituccio, sennò dopo te sviene. Guarda che loro non sono preoccupati di questa cosa, ecco, quindi perché non, parliamo di cose più interessanti. Guarda, allora, la nostra trasmissione è un momento di vita, cioè è normale che i conduttori spieghino ciò vabbè, che fanno. Vabbè, ma se io me ne vado a fare un giro il weekend, voglio dire, non è che a loro interessa. Perché? Cosa c'è di male? Vabbè, scusa, vabbè. Ma entriamo nel tragitto che tu farai allora ho già visto che le previsioni sono pessime, no, quindi davvero? Hai gufato proprio alla grande, non è vero. Ci sei riuscito e quindi penso che pazienza ma pensa che il primo di giugno noi se c'è brutto possiamo stare all'interno ma lui è contento così, vogliamo leggere i tuoi ma messaggini? Certo, no, volentieri. Sono contento, ti auguravo un bel ma magari anche che fai in tempo a cambiare volentieri, non ti preoccupare. Abbiamo il messaggio della nostra cara amica Roberta Bertinelli. Buongiorno carissimi amici, siete unici, buon mercoledì, vi abbracciamo forte Roby e Riccardo. Grazie cara. Poi abbiamo Luca Vitali che dice ci sono, ma meno male che ci sei Luca. Per fortuna che Luca c'è. Ieri sera abbiamo al ritorno, questo possiamo dirlo perché siamo andati a lavorare. Siamo andati dall'amico, dall'amico Riccardo Ronchetto di Radio Vetrina che presto ragazzi sarà sulle frequenze di Radio Nova 94.3 www.radionova.it al pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Non perdetevi questi appuntamenti, dal lunedì al venerdì, perché
Insomma, ci saranno tante belle, tanta bella musica, tante belle chiacchiere, tanti belle ospiti. Sì, appunto interviste. E allora noi cosa abbiamo detto? Tanto gli amici lo sanno, perché ho fatto gli auguri di buon compleanno alla Bruna ieri. Nel rientro da Fidenza verso Parma ci siamo fermati a fare un saluto veloce. E abbiamo suonato al campanello. Chi è? C'è posta per te, è la signora Bruna. Sì. C'è rimasta appena già vista, questo mi fa molto piacere, dai. E poi, insomma, che dire, quando l'amicizia, questa volta c'è un messaggio per te, provare a dare un'occhiata. esatto. Vai. Che buona giornata a tutti voi amici di Radio Anima, un saluto e un bacio alla sempre simpaticissima, brava e super bella Monica. Ma grazie caro, ormai qua sta sfociando in qualche cosa. Ah, sì? Di più, sì. Una simpatia. No, ma fate pure, io complimenti per la foto profilo, che è veramente ok, molto ma bella. Io vado via, vi lascio da soli. Ma però non mi ha risposto l'altra volta, se visto che tra le mie amicizie c'è Lupo Nomade e Lupo Wolf, non ho capito se è la stessa persona. Io non credo. Non credi? Va bene. C'è un pullulare di lupi in giro. Uno ce l'ho fuori. Ma ben venga. Aspetta che diventa grande. I lupi sono dopo sempre... Dopo vedi, te lo mollo dietro. Sono sempre ben accetti, ma stiamo scherzando. Ci vuole la protezione per i lupi, questa esatto. specie in estinzione. Esatto, vanno protetti. Certo. Occhio, beh. Sono serissima. È verso di te, beh, caro, sta dicendo. Andiamo. Allora, facciamo una cosa. Visto che tu hai visto le previsioni, cara Cocò, e questo fine settimana, nel giro che tu devi fare? Soprattutto sì, domenica, proprio quando sarò al mare, piove in acqua che Dio la manda, come allora, dicono. Io ho appena guardato le previsioni. Tutto il giorno pioggia. Le previsioni meteo di Roma, se vuoi vatti a fare un giro a Roma. Ma sì, dai, sulla strada. Ma sì, che te frega, ti allunghi lì e ci ascoltiamo Elena Cammarone con Roma Mia. Fantastico ragazzi, stavo guardando questo videoclip con questi occhiali particolari che hanno i superpoteri, cara Cocò. Vedi le persone nude? Esatto, vedevo sotto. Oh, hai capito? Non parliamo di queste cose, per piacere, che siamo una trasmissione seria. No, però ti ricordi, io quando ero piccola c'era sui giornali. Cosa guardavi? No, erano giornaletti normali. Siamo una trasmissione di musica, non parliamo di queste cose, per piacere, andiamo avanti. Anche poi soprattutto Cocò. Ma fammi finire che devo spiegare, così mettiti a fare un cocktail che è meglio, dimmi che no, cosa devi allora dire. C'era questa vecchia leggenda metropolitana, ma dai ero piccolina, che vendevano degli occhiali a raggi infrarossi che tu quando li mettevi poi la gente non se ne accorgeva, però tu li vedevi nudi. Sì, ma era, era una bufala, però tanta gente ci aveva creduto e aveva ordinato, poi in realtà erano occhiali normali, io non avevo ordinato. Va bene, è un po' come ordinare. Lasciamo perdere. Basta. Andiamo avanti. Io vedo che hai tanti buoni prodotti, ma ne parliamo dopo. E voglio subito ricordarvi l'appuntamento, visto che ragazzi, se c'è brutto, noi andiamo dentro. Anche qualcun altro starà in camera, si vede se c'è brutto. La vogliamo smettere? Andiamo avanti con il nostro appuntamento di martedì 1 giugno. Agriturismo Corte dei Landi per un ottimo giro pizza a volontà dalle ore 20, cara. Ci mancherai. Ti penseremo in camera, in albergo. Una birra artigianale a persona oppure una bottiglia di vino ogni due persone. Dolce, acqua e caffè, 25 euro, compreso lo spettacolo. Protezione obbligatoria. Prenotazione obbligatoria al 339 48 49 498. Musica d'ascolto dalle ore 19 con Nicola Marchese e Maio e la nostra Cocò in vacanza sotto la pioggia. No, l'uno mette bello. L'uno mette bello, è però domenica. No, torno il 2, smettila. Va bene, facciamo una cosa. Io ti auguro tutto il bene di questo mondo. Cosa devo toccare? E che le previsioni le previsioni siano fallate. E così quando tu vai in vacanza trovi una grande... L'unico giorno di mare che volevo. Grande oasi. Dopo quasi due anni mi ascolti che sto parlando, sì. E ti sto augurando di trovare un'ottima oasi. Grazie. Oh, insomma, ma non sarà così. Mettiamo gli occhiali allo shakeramento. Ci prepariamo, dopo la pubblicità ci sarà il dottor Fausto Torelli. Ok, mi metto sul lettino? No, stavo pensando agli occhiali, non c'è da vedere niente. Andiamo.
Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. Tre serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia. Il telefono 0522 9020 54 oppure 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. No, ma non dovevano esserci sul fatto dell'efficacia della protezione di comunità che il vaccino esercita, e quindi il fatto che quanto più saranno vaccinati anche i ragazzi, cioè sotto i 30 anni, giovani, non ragazzi, i giovani, comunque dai 18 anni in su, avremo secondo me una copertura molto importante che permetterà una circolazione contenuta del virus, proprio diciamo quella tolleranza che fa sì che la malattia sia gestibile assieme alle altre malattie e non vada invece a interferire sulla conduzione di ospedali, di sanità ambulatoriale, di sanità, certo, territoriale. Però questo fatto, secondo me, rientra, questa diciamo riflessione, rientra in una riflessione più ampia, a cui noi stasera come Comune di Montecchio vogliamo dare, diciamo, voce, esatto, che è quella di cominciare a prendere molto sul serio, quello che è una netta connessione tra ambiente e salute. Cioè oggi credo che l'intervento grosso, anche da un punto di vista economico, in questo piano di recupero, sia rivolto proprio alla sanità intesa come sanità ambientale. L'ambiente interferisce, influenza decisamente lo stato di salute e dobbiamo cominciare a vivere con un, diciamo, metodi e anche con stili di vita che consentano di produrre salute, non solo ospedali dove curi le malattie, ma dove, certo, devi produrre salute. Per il tutti. Famoso detto prevenire è meglio che curare, no? Sì, ma in questo caso è proprio crescere secondo delle modalità che consentono di produrre dei benefici. Mi spiego, noi abbiamo una società che ha una capacità globale di invecchiamento notevole, ma noi diventiamo anziani diventando più inabili in età precoce, cioè abbiamo patologie croniche che si sviluppano già in età a 60 anni, certo, più di quanto non succede in altri stati. Quindi vuol dire che il nostro stile di vita va un attimino rivisto, va capito non solo alimentare, ma anche proprio di come ci muoviamo, come abitiamo il nostro ambiente. Dobbiamo, secondo me, farcene una ragione. Questa sera sarà una serata, secondo me, importante perché
Esatto, io ho preparato, Fausto, vuole investire. Ho preparato anche la slide che tu mi hai mandato ed eccola pronta, perché si parla di Montecchio paese accogliente, da una mobilità sostenibile ad una energia rinnovabile. Proprio c'è la data di oggi, mercoledì 26 maggio, ore 21, Montecchio città accessibile, intervengono Tiziana Benassi, assessore politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma, Leris Fantini, ADR consulente benessere ambientale, Fausto Torendi, il sindaco di Montecchio Emilia, Elena Terenziani, assessore politiche giovanili e pari opportunità di Montecchio Emilia. Dove sarà possibile guardare questa diretta? Dunque, ci sarà una diretta streaming, ovviamente, con il link lo trovate sul sito del Comune di Montecchio Emilia, certo, ma sarà possibile seguirla in diretta su Teletricolore. Canale 10. E questo per facilitare anche zone lontane, ma soprattutto anche per una qualità a volte di visione più, diciamo, migliore, ecco, per certi aspetti. Esatto, avevate già fatto altri appuntamenti, io avevo seguito, sì, con molto interesse, avevo seguito la puntata ovviamente che riguardava i vaccini e riguardava il discorso Covid, no? Che era, sì, stata molto abbiamo seguita. Abbiamo fatto quello e poi ne abbiamo fatto uno anche su le emissioni di odori sgradevoli da parte di certe produzioni, uh-huh, perché avevamo dei quesiti che ci venivano posti dai cittadini. E abbiamo fatto una, secondo me, molto interessante, perché ha fatto capire la differenza tra pericolo di tossicità da parte di certe emissioni e sgradevolezza. Certo. Sempre, anzi, molto spesso ciò che all'olfatto è sgradevole non è tossico, e per contro cose che hanno una scarsa odorabilità possono essere tossiche. Tra l'altro, quindi anche questo è servito. Esatto, tra l'altro ne prevede un altro di incontri, se non sbaglio, sì, tra due settimane. Un incontro su una ipotesi di impianto di fotovoltaico, quindi di investimento ambientale verso energie rinnovabili che convivano in modo corretto e adeguato con l'agricoltura, in modo da arrivare all'appuntamento del 2030 con l'Europa, con anche i conti a posto per quanto riguarda la quota di energie rinnovabili di cui dovremo essere in grado di disporre. Perfetto, mi fa piacere. Allora, tutti questa sera a canale 10 di Teletricolore, oppure sul sito del Comune di Montecchio trovate il link dove collegarvi per quanto riguarda internet. Io ti devo sempre ringraziare, Fausto, perché porti sempre delle nozioni interessanti. Io ringrazio voi che siete molto attivi nel dare notizie e nel mantenere le persone sempre anche con un grado di serenità e di felicità. Grazie mille, alla prossima. Alla Saluto. Prossima, Fausto. Ciao, 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 ciao. Amici, vi presento la discografia completa dell'Orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. 3 serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia. Il telefono 0522 9020 54 oppure 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770.
Camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il Camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Eccoci rientrati dalla pubblicità e come per magia rientra la nostra Cocò. Ma sei sparita, ti sei persa un appuntamento fantastico col dottor Fausto Torelli. Perché? Perché spiega tu perché. Mi dispiace, chiedo scusa al dottore, ma stavolta meritava la mia attenzione, andava è già arrivato, verso ragazzi. Altri lidi. Allora aspetta, perché è il momento dei belli, un attimo solo, e allora devo... eccolo qua che ride, signore e signori, eccolo qua Diego Zamboni. Ciao, oh, ciao, no, ciao, scherzo, ciao a tutti amici, grazie ciao, dell'ospitalità, caro. Sempre cordialissimo. Ma noi siamo così, hai visto, abbiamo grazie. Messo anche a disposizione un bar, se ti viene sette, c'è ho la visto, nostra Cocò che ci prepara non è il Cocò Salun, ma è un altro un cocktail, studio un di là. Cocktail veloce. Come stai, Diego? Benissimo, benissimo. È bello anche ritornare a uscire proprio sì. dalla propria regione, no, anche per poter poi fare no, un po' di... No, poi anche solo sti collegamenti Skype ormai non se no, ne no, può infatti, più. Cioè, poi, e l'audio va e viene, poi ti scordi, come ci è successo prima. Grazie a Roberta Bertinelli che mi ha avvisato che l'audio non si ah, sentiva. Sì? E io, tec, subito conosce l'Anso, non ti vado. Ragazzi, il bello della diretta è questo. Allora, come siamo messi? Si riparte si com'è? Speriamo, si riparte. Il fatto che ne parlavo proprio anche prima, il fatto di certo. ripartire oggi come oggi, c'è ancora tutto un punto di domanda, no? Anche perché non si sa realmente quali sono le direttive, quali sono le regole sia per seguire, noi orchestra certo. da seguire e anche per, quelle, per quanto riguarda le feste e tutto, dunque... Poi ci sono delle notizie discordanti che è concesso il ballo per 15 minuti. Ma com'è questa storia? Sono rimasto... Ma guarda, io ho sentito delle cose che veramente mi fanno sì. mi fanno ridere, anche per perché non piangere. No, fanno ridere anche perché consentito il ballo per 15 minuti ai matrimoni, cosa cambia da un matrimonio a una festa esatto. che possiamo fare noi no, tra raduno di fans? Ma così. Poi soprattutto ai 15 minuti, lo Stato ci manda un arbitro col fischietto, ho finito ragazzi, i 15 minuti. Siamo ridotti veramente a, non so se sono fake news o se sono dati di fatto. Ma sai, però sta diventando, sto vedendo varie informazioni su Facebook su questi 15 minuti, sì. secondo me non è tanto... una fake news, ma facciamo una cosa, dai, partiamo in musica con una bella canzone del nostro Diego. Io ho preparato grazie. Bella signora. Benissimo, benissimo. La dedichiamo a tutte le tue fans, perché certo. oggi, ragazzi, saranno sicuramente tante, ma una in particolare che mi chiede sempre le tue canzoni qui al Nima Show è la nostra cara Dora. Ciao Dora, grazie. Non cara. Posso far finta di niente. Eccola qua che arriva, bella signora, tutta per te, Dora. Bella signora. Ascolta, però facciamo una cosa, dedichiamola anche Dora. A Dora. Fra poco mangeremo! Ascolta, ma dedichiamola anche alla nostra Cocò, perché abbiamo detto a tutte le tue fans. Adesso ti inteso. Tra l'altro, lei, tu non sai come mi ha stressato per essere qui presente quest'oggi. No, se viene Diego Zamboni, devo esserci anch'io. Ma un vero signore non rivela mai quello che c'è dietro le quinte. Com'è questa cosa? Ma io sono un ragazzino, non sono un signore. Andiamo a leggere qualche messaggio perché la Dora si è fatta viva. Sì, ma... si è fatta viva e come? Grazie Dora. Allora, guardiamo un po' il messaggio di Dora. Buongiorno Nicole e Monica. Ciao carissimo Diego, benvenuto in Emilia. Sempre pervesissimo, non so, forse voleva scrivere qualcos'altro. Perversissimo. Sì, una roba. È un termine vostro, eh? Ah sì? Perversissimo. L'ho imparato anch'io da qui, allora, cioè, vuol dire ma... tipo una cosa molto bella oppure una cosa molto piacevole. Credo sia. Sì. Poi magari Dora ci spiegherà. Ci ha insegnato qualcosa di nuovo, caro Diego. Me l'hanno insegnato anche loro a me. Dice Nicola, chiamo, poi vado a liscio perché adesso, come sai, sono impegnata. Impegnatissima, giusto.
giusto. Poi esatto. Abbiamo Attilio Basteri che dice un grande saluto da Attilio, festa sul Colle Barbiano. Saluti. Barbiano, ciao Attilio, come va? Facci sapere come siete messi quest'estate, la farete, non la farete, perché stavamo parlando proprio dietro le quinte delle feste che qua non abbiamo ancora notizie da nessuno e a noi piacerebbe sapere che fine dovremo fare se, se cambiare sì. Mestiere. Tu hai già pensato? Siamo nelle vostre mani. Tu ma per il momento mi dedico al giardino, poi posso essere un bravo giardiniere, credo, non lo so, anche pitturare, non lo so. Ecco, mettiamo su un camioncino, i furgoni ce li abbiamo, sì. Trasformiamo, mettiamo su un tosaerba, via da. Mamma mia, hai finito con i messaggi? No, abbiamo Gianni Francia anche che dice ciao Nicola, un saluto al grande Diego, un abbraccio ciao. Da parte di Anna, oggi sono con lei. Poi Luca Vitali che dice un saluto al tuo gradito ospite. Grazie. Bene, bene. Ciao Dora, ciao Attilio, ciao Gianni e ciao Anna. Bene, mi fa piacere. No, tutto sospeso purtroppo. Attila ha scritto così. Ma perché? Perché che stiamo andando bene? Esatto, stiamo andando verso la zona bianca. L'han detto, ne stavamo parlando ragazzi, prima. Dobbiamo ripartire. Ma io credo che sia anche ora come ora non tanto una cosa a livello di salute pandemico, ma a livello anche di burocrazia. Organizzativo anche a livello di gestione, insomma. Sai che l'Italia è sempre piena di compromessi, di tante burocrazia, scartoffie varie. Di che complicazione purtroppo... di lavori semplici, questo ecco, siamo, ecco. Siamo esperti, perché sai, in questi casi no, c'è bisogno di lavorare, non è che dicono ragazzi fate una richiesta scritta veloce e fate la festa, semplifichiamo, andiamo, no. Già la legge Gabrielli ci aveva messo in ginocchio col discorso antiterrorismo, perché chiaro. Determinate feste dovevano organizzarsi in un certo modo. In più arrivano anche le restrizioni Covid. È vero. Non la vedo molto ma semplice per noi. Sai, io credo come bisogna essere anche insomma ottimisti, no? Pensare anche in maniera... È dal 9 marzo dell'anno scorso. Sì, lo so, che però purtroppo... Che lo siamo. Ma adesso ancora di più. Però bisogna esserlo ancora di più, giusto? Esatto, esatto. Vedi perché ho voluto in studio la nostra Cocò, perché lei col suo ottimismo ci mette buon umore. Oh, è il sale della vita, ragazzi, se ci perdiamo esatto, d'animo è finito. Esatto, ma il sale della vita... Sono le belle donne, vero Dora? Come in questo videoclip che ce ne sono, Lilli e la Bella. Ah, ok. Vero? Non è che voglio buttare tutta Tara a luce vino, ma se ci mettiamo a piangerci addosso, ragazzi, diventa una trasmissione triste. Invece no, dobbiamo... Metti pure il vino, dai. Ecco. Tarallucci glieli metti. Tra poco, andiamo. E voilà, Lilli la Bella, ragazzi. Che bei baffi che avevi messo su. Ma era originale. Non era originale. Sì, sono stato... fatto la barba tenendo il baffo originale. Te l'avevo già chiesto. Altri messaggi vedo che arrivano. Mamma mia, quanti fiori. Sì. Allora, ciao Nicola, un saluto al nostro mitico Diego, Lilli la Bella, che è Milli Milena Pezzaioli. Ciao Milena. Poi abbiamo Adele Cabrini che dice, ciao caro mio Diego Zamboni, sei meraviglioso con un'infinità di 100 elode, cuori e tutto. Bravissimo, caro, ciao da Adele grazie. Di Grumello. Grazie. Poi Dora Branchetti che dice, grazie mille per la dedica, sai Nicola che io ho fatto anche Lilli la Bella sul palco con Diego. Sì, è vero. E ho visto le foto. Ricorda che era carnevale. Era un carnevale. Hai capito? Fantastico. Poi Fasto Sarnari che dice grandissimo Diego Zamboni, grazie. Sempre bravissimo. Poi abbiamo il nostro amico Gianni Francia che riguardo alle feste dice ho sentito dire che faranno la festa della polenta a Cella di Innocenzo. C'è bellissima questa festa, me lo auguro, dovevano già fare l'anno scorso, poi dopo ci sono stati un po' di problemini. Dai, speriamo. In consiglio, speriamo quest'anno di tornare a pubblicizzare, perché tra l'altro tutto il comitato era venuto qua in studio, avevamo insomma parlato della festa imminente, poi dopo è stato stoppato tutto quanto, speriamo di no. E quest'anno di saltare. Ci sei mai andato a suonare con l'orchestra? No, di no, no. Ti manca? Ne ho sentito parlare, però non è una sono bella mai... festa. Noi l'ultimo anno, l'anno precedente della pandemia, eravamo stati lì con le telecamere del Nima Show, con tanto di gazebo, diretta bello. Facebook, riprese televisive, e c'era l'orchestra Matteo Bensi. Ah, bello. Amici di Cialdino Ceto, Diego Zamboni è qua, ovviamente. Poi se volete una cosa un po' più piccolina, c'è anche l'orchestra Nicola Marchese. Buttala via, ci salta fuori in qualche modo. Allora, stai lavorando a nuovi brani? Allora, sì, sto
Allora, innanzitutto la realizzazione dei videoclip che erano stati sospesi causa pandemia e che stanno per essere ultimati, anche il videoclip delle Rose Bianche, dunque appena pronto sarà subito pronto. Mandamelo perché varie volte qualcuno me lo chiede, qualcuno che risponde al nome di D-O-R-A. E altre canzoni, altri progetti, e insomma in attesa si sta lavorando in questo modo qua, anche perché è l'unico modo anche per poter ritornare a produrre, no? Insomma, bisogna. Qui c'è una canzone che ci andiamo ad ascoltare, è un disperato amore, no? Allora, questa è una canzone un po' particolare, una canzone molto toccante anche nel testo, perché è un padre che canta questa canzone al figlio che purtroppo vede di raro, perché narra la storia di una coppia separata. Una canzone un po' particolare, però un molto, tema molto attuale. Molto attuale, è una canzone molto bella che ho voluto mettere nel mio repertorio e la faccio ascoltare a tutti gli amici. Bene, bene, intanto ci prepari due capirosca per piacere, cara. Farò del mio meglio. Non sarebbe male, però. Ecco qua che arriva un disperato amore. Eccoci qua, siamo rientrati e caro Nicola, Diego. Ma posso partire? Io ti vedo ringiovanito, la pelle tutta. Non mi prendere in giro. No, ma ti vedo tutto super liftato. Allora, cosa hai fatto? Adesso io stavo per dire, no? Mentre tu ti diverti a fare il giardiniere, io vendo prodotti di cosmesi. Ma infatti ti vedo super liftato. Ragazzi, tu scherzi. Adesso io ti vedo con la barbettina, ma prova a farti la barba con il sapone Ringana e poi ti dai anche il Tonic Pure come dopo barba. Anche io me la faccio tutti anche i giorni. Guarda come liscia, guarda come liscia, ma a parte gli scherzi, ragazzi, voglio parlarvi proprio di Nima Natura. Ecco qua la slide in sovraimpressione, ecco sostenibilità, uno stile di vita. Cliccando il tasto ordina ora sulla nostra pagina Facebook sarete rimandati alla nostra pagina del sito e-commerce nicolamarchese.ringana.com. Vedete lì dove c'è scritto login, basta cliccare, inserire i vostri dati e poi navigate nel nostro sito e fate l'acquisto, tac, paghete, tac, arriva la roba. È veloce, ma è il fumagalli che ride. Grande, grande. Allora, vediamo lì al Coco Saloon, oltre a fare degli ottimi, la caipirosca non è mica preparata. Questi non si bevono e non si mangiano. No, però. No, che cosa abbiamo lì, cara Coco? Allora, tu sei esperta di queste cremine. Certo, oltre al coso per il mojito. Esatto, quello che vedete è il frutto dei prodotti Ringana, non è la Coco. Cioè, a furia di utilizzarli è diventata così. Ragazzi, guardate, cioè. Scherziamo. Più di mezzo secolo e non sentirli. Esatto. Comunque, qua, dicevo, abbiamo una pochette fantastica e Ringana ve la dà insieme a tutti questi prodotti che sono veramente una linea completa in formato, diciamo, mini taglie, però anche... Da viaggio. È formato da viaggio, esatto, quindi va benissimo. E con la prospettiva che abbiamo adesso di viaggiare, perché adesso si sta riaprendo un po' la vita finalmente. Esatto. E quindi per i viaggi aerei logicamente sapete che le taglie devono essere inferiori ai 100 ml per essere portate nella cappelliera, nel bagaglio a mano. E quindi tutto questo lo trovate in questa bellissima pochette di Ringana, dove trovate tutta la linea corpo, viso, mani, anche balsamo mani, balsamo piedi e perfino il dentifricio, quindi c'è di tutto e di più. Stay fresh, che sapete già di che cosa si tratta, ma lì andiamo sul piccante, quindi sai adesso... Che cos'è lo stay fresh? No, cos'è? È un igienizzante. Ti capita di andare al ristorante? Sì. Ti capita, andrei pure in bagno, no? Sì. E magari non ci sono le salviettine intime. Okay. E allora tu prendi la carta igienica, stay fresh, capito? Okay. Sostituisci il bidet. Sostituisci lo possiamo il bidet. Dire, perfetto, no? Perfetto, alla fine da viaggio. È una cosa normale per tutti, che quando sia uno è fuori, se vuole sentirsi fresco e pulito. È peggio se uno non lo fa, che è sporcacciù. No? Vedi, questa è la nostra televendita. Questa è la nostra televendita. È terminato. E no, comunque finisce. Ci crediamo, quindi ragazzi, veramente anche in prospettiva dei viaggi, ma anche se non viaggiate, state in casa, comunque volete provare anche delle taglie non troppo grosse, comunque da mettere nella vostra borsetta, giustamente come dice Nicola, c'è questo set fantastico, poi tante altre cose che troverete nel sito. Poi, esatto, nicolamarchese.ringana.com, lo potete acquistare per voi stessi, ma lo potete anche regalare, perché alla fine basta il pensiero.
Giusto. Mi collego alla canzone che ci andiamo ad ascoltare. Questa qua è nata proprio nel lockdown, se non sbaglio. Nata nel lockdown, il videoclip è ancora amatoriale perché deve essere poi rielaborato, però insomma il tema è la canzone in sé. Esatto, la tua voce si sente, ti si vede. Scusa se poco. Allora, finiamo per piacere, serietà al Nima Show Live. Basta il pensiero. Dobbiamo ritornare a stare insieme. Esatto, ragazzi. Vediamo l'ora, assolutamente. Ultimi messaggi, cara Cocò, anche perché dobbiamo salutare e lasciare gli amici ai programmi di Radio Nova. Noi vi diamo appuntamento tra poco, alle ore 13 su canale 77. Ricordatevelo, perché siamo. Ci hanno spostato di LCN, c'è poco da fare. Radio Italia anni 60 TV, se non la trovate più sul 78, siamo sul 77. Provate tutte e due, insomma, esatto, che vada. Poi fate 77 più 78, vedete se ci trovate sul 155, non lo so, saltateci 118 fuori. 118 è meglio di no. Perché... esatto, leggiamo i messaggi, vai Cocò. Okay. Allora, qua abbiamo... Adesso non ricordo più quelli che ma ho letto. Ma scusa, hai un computer con i messaggi grossi così? No, ti dirò che mi fa arrabbiare, perché spariscono le pagine, se ne vedono pochi. Niente, allora, qua va bene, a parte la il desiderio di Adele di vederti senza barba, che però io non condivido, perché a me invece piace molto così. Vabbè, comunque i gusti sono gusti. Abbiamo Luca Vitali che dice un saluto al simpaticissimo e bravissimo Scusate, Diego detto Zamboni. Ciò, io vado via, abbandono lo studio. Ma anche tu stai meglio con noi. No, a me non piace perché mi fa prurito. No, ma col pizzettino. Comunque, visto che ti dice di tirarti via la barba, saponetta Rengana, ecco, e tonic esatto. Pure, esatto. Hai capito? Loretta Casalini che dice tantissimi saluti a tutti, siete bravissimi. Ciao Loretta. Sperversi. Adesso sta storia ce la spiegherete. Ok, siamo tutti sperversi. Via. Esatto. E poi basta, poi dice, sì Fausto l'abbiamo detto, grandissimo Diego, Zamboni sempre bravissimo. Dovremmo chiudere Cocò, non è che ci dobbiamo mettere 4 ore. Siamo va tutti bene. Sperversi. E arriva, allora, vi diamo l'appuntamento alle ore 13, Diego, noi intanto faremo un po' di fiesta in questa mezz'ora, ci andiamo a prendere un caffè. Cosa avete capito? E ci ascoltiamo che fiesta, ok, va bene. Dai, a tra poco, sempre su Facebook Nima Radio TV, ma ci trovate su canale 77 per quanto riguarda l'Emilia Romagna, canale 113 per quanto riguarda le Marche, 606 Friuli e Veneto Orientale. Ma che pazienza! Ostraghetta, che fiesta! Bye bye! Ciao ciao!